Anche se non è certo un momento florido per il settore dell'edilizia e del calcestruzzo, esempi di aziende come Officine Meccaniche Galletti spiegano e testimoniano che lavorando bene, con lungimiranza, con l'attenzione alla qualità, si può continuare a crescere, a prosperare anche in situazioni del genere. Grazie a quali prodotti e a che filosofia da oltre 50 anni la sua azienda, Paolo Galletti, cresce e prospera? Il prodotto riguarda mescolatori per calcestruzzo in generale e in maniera specifica per manufatti e prefabbricati. La motivazione principale del successo di queste macchine è legata soprattutto alla politica aziendale di qualità perseguita scrupolosamente nei vari processi produttivi in modo da garantire al cliente il massimo della redditività del prodotto per l'investimento fatto. Ecco, i primi prodotti nacquero quasi per caso, comunque come dire, collegati a un altro tipo di esigenza quasi 50 anni fa, ma in questi 50 anni, anche se la tecnologia si è evoluta, il prodotto base rimane ancora vincente? Il prodotto base è vincente perché fin dall'inizio il progetto è stato centrato in maniera precisa. Poi la macchina si è sviluppata seguendo le varie necessità del mercato e seguendo i vari prodotti che via via nelle costruzioni venivano impiegati. Ecco, la cartina alle nostre spalle, piena di bandierine, ci fa capire che ormai da una ventina d'anni l'azienda si è espansa in buona parte del mondo, partendo addirittura dalla Cina in periodi in cui, come dire, l'Italia guardava ancora poco alla Cina. Anche in questo caso, quali sono secondo lei le caratteristiche che hanno permesso questo sviluppo e mi pare di capire anche che fanno sì che dietro moltissimi grandi interventi su scala mondiale ci sia la tecnologia di AMG? Lo sviluppo nel mercato estero è seguito a una prima fase di consolidamento della produzione e del conseguimento della certificazione del prodotto con gli standard costruttivi dell'ISO 9001. Dopo questa operazione, diciamo, di consolidamento del sistema produttivo, e abbiamo iniziato a proporre le nostre macchine nei mercati internazionali dove poteva essere lo sfogo naturale, visto le varie necessità costruttive che un po' in tutti i paesi devono essere realizzati. Per cui seguendo in maniera diciamo precisa e con costanza questa penetrazione nei mercati, siamo riusciti a creare delle referenze che ci hanno poi assicurato un futuro anche nella fase attuale di particolare crisi del mercato. Questo però non ha calato il lavoro per la parte italiana, per la sede qui perugina? No, noi altri abbiamo delocalizzato una produzione mirando a sfruttare le potenzialità dei mercati cinese in particolare e in generale del sud-est asiatico, ma contemporaneamente abbiamo anche potenziato la produzione in Europa proprio perché il prodotto Made in Italy deve essere sempre il motore principale della penetrazione nei mercati. Ecco, la lungimiranza, lo dicevo all'inizio, è una delle caratteristiche di questa azienda, è quella che fa sì che oggi ci siano anche come dire, nuovi campi di applicazione della vostra tecnologia. Sì, la macchina proprio perché rende omogenee tutte le componenti liquide e solide che vengono introdotte all'interno della vasca di mescolazione, può essere utilizzata anche per molti altri settori che variano dalla chimica alla vetreria e nei momenti attuali anche nel settore dell'ecologia, dove ci sono parecchi materiali che devono essere inertizzati per recuperarli a un utilizzo che sia poco inquinante e di recupero costruttivo.